credio che ei credette ch'io credesse. Ecco, questo è l'inizio di una terzina in cui il sommo poeta usa i verbi in modo superbo. Diventa quasi musica questo gioco di parola ed è per questo che non a caso il nostro è stato l'inventore dell'italiano letterario. Dunque io in questo modo voglio rendergli giusto omaggio. Lo faccio a bassa voce perché qua tutti stanno dormendo e io credo che se alzo la voce si incazzano. Viva Dante!